Ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento con Video Senigallia News. In apertura la cronaca: monta a 20.000 euro il bottino della rapina messa a segno ai danni della Banca Popolare di Ancona in via Raffaello Sanzio. Tre uomini, di cui due armati di taglierino, si sono introdotti all'interno della filiale minacciando i due impiegati. Si sono fatti consegnare il denaro contenuto in cassa. I tre sono poi scappati a bordo di una BMW. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Ed è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato un quarantenne di Senigallia, tossicodipendente già noto alle forze dell'ordine, che ha scippato una donna in bicicletta. In sella al suo scooter, con il volto coperto dal casco integrale, l'uomo ha affiancato in via Trento la donna e le ha sottratto la borsetta contenente il telefono cellulare e 40 euro per poi darsi alla fuga. L'uomo è stato però rintracciato e arrestato dai carabinieri poco dopo. Nuova seduta per il Consiglio Comunale, l'ultima prima della pausa estiva. All'ordine del giorno figurano una bozza di regolamento per la definizione dei criteri per l'accesso alle abitazioni destinate alla locazione a canone concordato, due pratiche urbanistiche che saranno relazionate dal sindaco Luana Angeloni, inerenti alla lottizzazione Capri di Marzocca e la variante al piano regolatore generale per l'ampliamento della A14. Un altro ordine del giorno è stato presentato anche dalla Casa delle Libertà e riguarda l'impianto di radiocomunicazione fisso situato al quartiere delle Saline. Un contributo di 10.000 euro è stato donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Iesi alla ASUR 4 di Senigallia per l'acquisto di un perimetro computerizzato da destinare al reparto di oculistica. L'apparecchio, del costo complessivo di 22.000 euro, consentirà di effettuare con esami approfonditi e in minor tempo analisi altamente sofisticate per pazienti affetti da glaucoma, patologie neurologiche ed ipovisione. Ed era questa l'ultima notizia, uno sguardo adesso come sempre alle previsioni del tempo. Boom, boom. Nei prossimi giorni su Senigallia è previsto cielo sereno con temperature in diminuzione, le minime per 21 gradi, stazionarie le massime che si confermano sui 31 gradi. Uomini accomunati dagli stessi obiettivi, dalla stessa dedizione, dagli stessi valori. Edra Costruzioni, impresa generale di costruzioni, in via Cimabue 5 a Senigallia. Nel web su edracostruzioni.it. Edra Costruzioni, dal 1975, gli uomini che fanno impresa. Se cerchi la convenienza, la qualità, la comodità per i tuoi acquisti, Centro Commerciale Il Maestrale a Cesano di Senigallia. Una grande realtà per lo shopping con 50 negozi. Una grande realtà per la spesa con un ipermercato Ipercoop. Centro Commerciale Il Maestrale. Grande e vicino. Strada Statale Adriatica Nord, Cesano di Senigallia. Al Frantoio Belfiore, la spremuta delle olive è una tradizione più che centenaria. Con grande passione si lavora, valendosi di tecniche antiche tramandate da generazioni. La spremitura delle olive avviene sempre rigorosamente a freddo. La terra argillosa collinare ed il clima mite di mare donano all'olio Belfiore un inconfondibile raffinato aroma, quasi un profumo di storia locale. Al Frantoio Belfiore assaporerete il gusto della tradizione centenaria del paese di Scapezzano, dove storia e cultura si fondono con l'amore per la terra.